dentro gli appalti e spesso dentro la totale che un giorno raccontiamo, perché sono i lavoratori che non intervistano a nessuno. Buongiorno, sono Gianpaolo Bernasconi del Parola Falloppio, oggi è il 1° dicembre 2016. Volevo dire due cose sul discorso di errori e macro errori. Come ho detto, io in passato ho fatto molti errori, è impossibile avere una conoscenza assoluta della realtà. C'è però un atteggiamento da parte della sinistra che è quello di non ammettere gli errori. Ad esempio, andatevi a leggere la critica che Karl Popper, il filosofo di Vienna, ha mosso ad Alfred Adler, lo psicologo, tanto per dirvene una, sul fatto che è la sinistra che di solito non ammette gli errori. E un caso molto evidente di macro errore, secondo me, ad esempio quello di votare sì al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Inoltre volevo dire una cosa sul discorso della bacchetta magica. C'è un modo di dire in Italia che quello non abbiamo la bacchetta magica. Il problema è che c'è della gente che ha la bacchetta magica. Ad esempio, chi ha fatto la cappella di Scrovegni a Padova aveva la bacchetta magica, il pittore Van Gogh olandese aveva la bacchetta magica e Ivan Allen nel pezzo I'm Talking About Love hanno la bacchetta magica, nel senso che questo pezzo musicale è un pezzo musicale, il pezzo musicale di Ivan Allen. Ecco, questo è un esempio di bacchetta magica. Il pezzo, il riff iniziale di Van Halen di I'm Talking About Love è un esempio di bacchetta magica. Quindi la magia è una cosa indipendente dal capitale. Il capitale dovrebbe essere dato in un sistema capitalistico che funziona a chi ha la magia, non all'incapace. E la magia non viene neanche creata dal denaro, ricordiamoci ad esempio il Faust di Goethe. E quello che volevo dire quindi è che c'è gente che ha la bacchetta, ma che ce l'ha la bacchetta magica. Cerchiamo di premiare chi ha la bacchetta magica. Grazie, arrivederci.